Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, si è concluso da poco il match tra Gastelum e Cannonier. Proprio quest'ultimo è uscito dall'ottagono come vincitore. E se vi siete visti il video che avevo fatto ieri, nel quale facevo un'analisi dei due fighter e la previsione dell'incontro, vi sarete accorti che la previsione è stata azzeccata in pieno, perché Cannonier, secondo me, ha fatto esattamente ciò che avrebbe dovuto fare, ovvero ha tenuto a distanza Gastelum, quindi gli ha impedito di chiudere la distanza e di entrare dentro con quella box sporca che lo contraddistingue, e soprattutto è stato molto molto attento nei takedown. Infatti Kelvin ha tentato, se non mi sbaglio, 5-6 takedown, ma forse anche qualcosina di più, iniziando dal secondo round dell'incontro fino all'ultimo, e nessuno di questi takedown è veramente andato a buon fine, perché il massimo che è riuscito a realizzare è stato una spinta a parete, che però non si è veramente concretizzata in un vero e proprio takedown. Credo comunque che i giudici non abbiano dato nessun takedown riuscito a Kelvin, credo. Ma prima di continuare vi devo ricordare che la metà delle persone che guardano questi video non sono iscritte al canale, quindi a voi dico: a che cosa aspettate, ragazzi? Qui porto video giornalieri che vi tengono aggiornati e informati sul mondo delle MMA e della UFC. In più stiamo cercando di creare la prima vera community su YouTube per quanto riguarda questo sport, per cercare di ampliare al massimo la platea e far crescere questo sport. Quindi non scordatevi di mettere un like e soprattutto di iscrivervi al canale se non lo siete già. Detto questo, lo stesso Cannonier nell'intervista post incontro ha detto che aveva limitato l'utilizzo dei low kick, che sono una sua comunque un'arma che utilizza molto, che aveva per esempio utilizzato molto bene con Anderson Silva. Li aveva limitati in questo caso perché aveva proprio paura del fatto che Kelvin potesse acchiappare la sua gamba e utilizzarla per un takedown. Quindi un Cannonier che sicuramente ha fatto appieno quello che doveva fare. Mi spiego meglio: ha tenuto per quanto possibile il centro del ring, non si è fatto portare giù con i takedown di Gastelum, e inoltre, anche quando è stato portato a parete, dal mio punto di vista ha fatto un ottimo lavoro, perché è riuscito sempre a divincolarsi in un modo o nell'altro e non ha mai subito colpi veramente significativi quando erano in clinch. Quindi sicuramente molto molto bene per Cannonier. Per quanto invece riguarda Kelvin, vi dico che Kelvin dal mio punto di vista non ha fatto un incontro malvagio, anzi ha fatto una discreta prestazione. L'unico problema di Kelvin è stato che di fronte aveva un avversario che era fottutamente grosso, ragazzi. La differenza di altezza e di peso tra i due era davvero notevole e si vedeva tutte le volte che lo portava a parete, ma non riusciva veramente a concretizzare, sia perché comunque Cannonier si impostava bene la sua difesa e non era semplice metterlo giù, ma anche secondo me perché Cannonier era proprio più forte, fisicamente più forte. Quindi i tentativi di takedown sono praticamente falliti quasi tutti per Kelvin, e anche nello striking in piedi non è riuscito ad essere veramente significativo. Ha portato i suoi colpi, per carità, perché comunque due belle mattonate serie nei denti gliel'ha mollate, però non è bastato, ragazzi, non è bastato, perché comunque dall'altra parte abbiamo un Cannonier che, se non mi sbaglio, non è mai andato KO, quindi è molto solido nell'assorbimento dei colpi. Quindi Kelvin ha portato la sua solita pressione molto importante, ha cercato, senza riuscirci sempre, di tenere il centro del ring, e però questa è stata una strategia che, nonostante lo abbia portato a fare un discreto match, non gli ha permesso di uscire dall'ottagono come vincitore. Quindi, ragazzi, che dire in seguito a questo incontro? Cannonier ha subito detto di sentirsi pronto immediatamente a un altro incontro, che vorrebbe la possibilità di una title shot, ma se questa title shot non arriva, che valuterà praticamente qualsiasi nome gli verrà messo davanti, anche perché ha chiaramente detto di essere broke, quindi di non avere soldi, deve combattere, gli serve cash, gli serve pecunia. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi qui nei commenti chi pensate possa essere il prossimo avversario di Cannonier, e fatemi anche sapere che cosa ne pensate di questa sconfitta per Kelvin. Pensate che Gastelum venga ancora più ridimensionato in seguito a questa sconfitta?
sconfitta, oppure pensate che abbia comunque fatto un buon incontro e che, data la giovane età, dato comunque anche il passato importante per questo fighter, una sconfitta di questo tipo non andrà a inficiare la sua corsa verso il titolo in futuro. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!